benvenuti a Temptation Como. Ah no, ho sbagliato, scusate. Benvenuti a Aperti d'Estate, amici di Ciacomo, buona estate e benvenuti alla rubrica Aperti d'Estate. Siamo in giro per Como e provincia alla scoperta delle attività che ci faranno compagnia e che resteranno aperti in città, appunto. Quindi, Sciura Maria, ho un video per te. Aperti d'estate, ciao Como, buongiorno, benvenuti, siamo da dove siamo? Me lo conoscono tutti, Roby e Benny dello Fiego, il Focacciaro, famoso Focacciaro di notte ma anche di giorno, tu sei sempre aperto, infatti siamo qua. Innanzitutto vogliamo soffrire, ci siamo messi di fianco a forno, ragazzi. Facciamo vivere questa esperienza. Sì, allora lui e Benny lo trovano solo di notte. Solo di notte. Lui è quello che... Spalleggiatore. Mette in riga tutti. Sì, lo spalleggiatore. Bravo, perché ci vuole anche questo. Perché i ragazzi vengono a divertirsi e ogni tanto esagerano. Bravo. Di giorno ci sei anche tu, la notte lavori, tu sei, diciamo, tu sei un eroe. Io. Non ci sono io. Eroe notturno. Lo staff, il giornaliero, le ragazze. Le facciamo vedere. Martina, vieni qua, non vuole venire. Non vuole venire. E tu sei qui a lavorare di notte mentre lui è fuori a mettere in riga le persone. No, adesso lui è passato di grado, l'abbiamo messo al banco e io al laboratorio. Ah, ok. Tu sarai, dopo mi dirai quando sarai aperto. Dimmelo adesso. I nostri orari sono da mezzanotte alle 13 tutti i giorni e da mezzanotte alle 6 la domenica mattina. Ok, ma io voglio sapere i giorni. Chiudi per quest'estate? Assolutamente. Infatti, per questo siamo qua, aperti d'estate. Aperto, serve a questo. Sì. Allora, diciamo la verità che tu quest'anno festeggerai anche un evento importante. È un bel evento, siamo il primo agosto, 22 anni di attività. 22 anni di attività. Primo agosto. E in questi 22 anni cosa hai visto, Roberto? È migliorato, è peggiorato? Ultimamente è peggiorato. Non c'è più la voglia di lavorare. Come l'inizio, sta passando un po' la voglia, è cambiata la generazione, ci sono tanti problemi che comunque non siamo in grado di risolvere noi. È diciamo, più che altro io lo valuto un problema sociale. Ah, ok, va bene. Però diciamoci anche che comunque la clientela è sempre la stessa o è cresciuta perché in questi anni? Allora, perché voi... è cresciuta, ma le ultime due generazioni è un po' difficile tenerle a bada. I ragazzi, i giovani. Sì, hanno voglia di... Fate bravi. Hanno voglia di divertirsi, ma molto ovviamente in un modo un po' sbagliato nei confronti di tutte le attività. Va bene. Grazie anche per dare questa lezione alle persone che ci stanno guardando, ai ragazzi che vi stanno guardando, perché va bene, sì, diranno, ah, io li conosco quelli lì, però ragazzi, comportatevi bene, perché sennò gli passa la voglia e cambia negozio. Insomma. No, li diamo un biberon col latte, vanno a casa fessi, ecco. Il biberon col lattino. Ciao Dimmi, il vostro slogan, allora, sì, qua. Ciao Dimmi, il nostro slogan. Ce l'abbiamo anche sul microfono, guardate qui. Benny, la notte. Sì. La notte, ecco, è diventata un po' problematica, come diceva Roby, dopo Covid i ragazzi sono un po' peggiorati, prima c'era armonia, adesso c'è un po', diciamo, sono un po' arrabbiati, ecco, la parola giusta, no Roby? Sì, sono sì. Un po' arrabbiati, non rispettosi, specialmente quando arrivano in gruppo fanno un po' casino, ecco, devi metterli un pochettino in riga, okay, in questo okay. senso. Però vabbè, diciamo. Però grande soddisfazione, grande soddisfazione. Tantissime io persone di notte, qua. No, io amo questi ragazzi di notte perché comunque vengono qua, è un punto di ritrovo che Roby ha creato e che speriamo di portare avanti, ecco, nel senso che è un punto di ritrovo e un centro d'ascolto. Un centro d'ascolto. Ma fa una battuta. No. Racconta. Perché i ragazzi vengono a confidarsi. Sì, si confidano tantissimo e noi ci parliamo e magari a volte dicono anche cose che non dicono ai genitori e a noi trovano dentro, cioè con noi trovano quello spazio per potersi aprire e dire certe cose. Bene. Circostanze confidenziali, cose che non dice ai genitori, però all'estraneo lo dici, no? Cioè, noi siamo molto aperti, espansivi, giocosi, certo. Cioè, non siamo musoni dietro il banco oppure fuori quando magari siamo fuori a parlare con loro. Dunque, automaticamente loro trovano un bell'ambiente qua e ce lo dicono sempre. Tant'è che uno l'altro giorno ci ha scritto su un social, ha scritto: siete i papà di Como. Oh, che bello, ragazzi. Che comunque, vedi che bella soddisfazione. Oltre ad ascoltarli, a dargli da mangiare e quant'altro, c'è anche un rapporto di amicizia. Poi ci sono le generazioni vecchie.
vecchie che arrivavano, sì, quando Robe è appena aperto, che avevano 14 anni, adesso ne hanno 35. Ma anch'io venivo, rispettosissimi. Anch'io. Ma è colpa sua questa, eh? È colpa sua. Sì, grazie, grazie ragazzi, grazie davvero. Grazie a voi. Loro sono sempre aperti, aperti d'estate, tutta l'estate li trovate aperti. Robi, ciao Dimmi, e mi raccomando, un po' di pazienza, allora, vedrà che cambierà. A grande richiesta, quest'anno sono disponibili le magliette per l'estate. Ah, ci sono? Sì, sì, ci sono. Sì. Ah, quindi si possono comprare? Sono arrivate, sì, da fine settimana sono in negozio, in vendita. Viva lo Fiego, viva Robi, viva Benny. Ciao, buona ragazzi. Estate. Ciao ragazzi. Io ho perso mezzo chilo intanto qua di fianco. Stai sudando in vacanza. Madonna. Eccoci qua, amici di Ciao Como, aperti d'estate. Stiamo fermando la gente per sentire un po' cosa ne pensano di quest'estate, soprattutto se ne sanno dell'estate. Quanto ne sa dell'estate? Innanzitutto lei come si chiama? Carlo. Carlo, Carlo che sembra George Clooney. Meraviglioso, fantastico. Quanto ne sai dell'estate? E so che è appena iniziato. Quali sono le ore migliori per la tinterella? Dalle 11 alle 16 di notte, dalle 8 alle 11 e dalle 16 fino al tramonto. Di notte. Bravo, bravo, diciamolo. Anche perché dà meno fastidio. Non ti si accecano gli Dopo. Complimenti Carlo, portalo con onore e fierezza in giro. Proprio. Sì, ciao Como, certo. Però dovresti darmi una borsettina, che così almeno. Ora vediamo la borsettina. Di viva ciao Como. Viva ciao. Vabbè, ciao Como, top sicuro. Grazie a Carlo.